Sega. Salve a tutti Let's Player, il mio nome è AnferGamer85. Oggi siamo qui su la Sega Mega Drive Collection per PSP. Ragazzi, oggi vi voglio proporre alcuni dei più grandi classici veramente di tutta una storia. Praticamente ci sono i più grandi capolavori fatti da Sega durante l'era del Mega Drive. Quindi i primi Sonic, Super Thunderblade, World of Million, i Vectorman, Virtua Fighter 2, tutti i capolavori, raga. Oddio, non proprio tutti, però comunque ci sono veramente grandi giochi a mio parere. Tutti i giochi che io comunque all'epoca non giocai, perché io sono nato con la PlayStation, però conosco bene i personaggi Sonic e via dicendo. Ragazzi, andrò a giocare per la prima volta insieme a voi il primo Sonic the Hedgehog. Chiaramente ragazzi, questa versione Mega Drive Collection è sempre una versione emulata, tra virgolette, è sempre un emulatore. Ma se volete giocare a questi giochi, potete o scaricarvi questo emulatore o scaricarvi l'emulatore originale del Mega Drive, ovvero più proprio stanno riproponendo nei negozi la Mega Drive, il Sega Mega Drive Mini, che sarebbe il Mega Drive in versioni minuscole. Però se prendete quello, state attenti, perché vi dico, fa un po' cagare come console, ve lo dico, perché funziona in palla a 50 Hz e i comandi sono infrarossi, che purtroppo si sa, i comandi infrarossi non sono dei migliori per dei videogiochi. Ma comunque, questo ragazzi all'era dei 16 bit fu il rivale in assoluto di Super Mario. Sonic e Cosu, Sonic e Mario erano rivali assoluti, erano. Poi vabbè, sappiamo tutti che la Sega, da quando non ha fatto più console, ha ceduto i diritti. Oddio, ce li ha ancora lei i diritti, ma si è unita alla Nintendo più che altro. Infatti mo Sonic è un'esclusiva Nintendo. Infatti, paragonare questo Sonic all'ultimo Sonic Boom sarebbe un errore assurdo, perché veramente ho provato Sonic Boom per 3DS, quello del fuoco ghiaccio, mamma quanto l'hanno rallentato. Con questo Sonic ragazzi possiamo raggiungere le velocità elevatissime, però io ci tengo a precisare una cosa: ho iniziato a giocare ai giochi di Sonic più o meno dal Nintendo DS. Porca troia. Ricordo il primo Sonic che giocai fu Sonic la Fratellanza Oscura, un GDR veramente veramente bello, cazzo. Era un gioco di ruolo fenomenale. E per me ragazzi, comunque, giocare per la prima volta a Sonic... Ok, sono morto per la prima volta, ma devo stare zitto. Comunque, giocare per la prima volta al primissimo Sonic the Hedgehog .
Ma dai! Game over. Va bene ragazzi, un attimo rifaccio tutto. Tanto i livelli sono brevi. Ok ragazzi, siamo tornati. Madonna, no, no, no. Aspetta, prima di morire come prima. Salvataggi di gioco. Anzi ragazzi, siamo pure abbastanza fortunati perché sul Sega Mega Drive originale, dicevo, sul Sega Mega Drive originale non avevi la possibilità di salvare, quindi il gioco dovevi finirlo in una tirata sola, dovevi finirlo. E finire un gioco come Sonic a prima botta, tutto di fila, è vero che il gioco non è lunghissimo, però voleva dire tanto perché è bello complicato, almeno così è la serie di Sonic, che davvero secondo me nel tempo è andata scemando. Oh, mi è capitato di provare ragazzi qualche titolo di quelli in 3D, pure per GameCube, o proprio qualche versione un po' particolare, pure per PC. Devo dire Sonic è cambiato nelle sue versioni 3D, è veramente fatto bene, però secondo me è stata una mascotte fin troppo dimenticato, ed è pure invecchiato malissimo, a mio parere è invecchiato malissimo come mascotte. Voglio vedere solamente i giochi che ha fatto la Nintendo. Forse è l'unico luogo dove si salva in Smash Bros. L'ultimo Smash Bros. L'ultimo Smash Bros. Uscito dalla Nintendo. Non lo sapevo. Comunque io raga. No! Devo arrivare alla fine del livello, ma non. Boss! No, una sola vita ho. Non posso permettermi di farmi battere. Oddio! No, no, no. Nemmeno una. Maledetto dottor Eggman. Io raga, comunque c'è da dire la verità, il gioco non mi piace, ma il cartone Sonic Boom mi è piaciuto un casino. Porca troia. Abbiamo vinto! Mamma mia! Abbiamo vinto, signori! Corri bastardo, corri! Pure mi è capitato di provare qualche capitolo per Game Boy Advance, ho provato di Sonic. Oh, per dire per Game. Se, ragazzi, questo gioco, questo primo Sonic c'è anche per Game Boy Advance, però è fatto male. È fatto abbastanza male. Va bene ragazzi, direi che per questo primo episodio può essere tutto. Chissà, può essere che continueremo la serie su Sonic the Hedgehog tramite il Sega Mega. Tramite la Sega Mega Drive Collection. Fatemi sapere la vostra su cosa ne pensate, se continuarlo o meno. Io penso che di mio la continuerò sicuramente. Fatemelo sapere voi con un like e con un commento cosa ne pensate di questo gioco. Io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.